TV Network e Sky829, benvenuti a questo appuntamento. Anche se insolito, perché siamo di venerdì alle 21, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Niente Panico. Oggi eh, parleremo proprio di ansia, di panico, di agrofobia. Lo faremo con eh, tre gradite ospiti. Alla mia sinistra abbiamo la dottoressa Alice Bruschi, neuropsicologa. Buonasera, buonasera e benvenuta. Buonasera. Poi avremo, abbiamo mh, Chiara Rolandelli. Che eh, ci racconterà un po' eh, la sua storia appunto negli attacchi di panico, perché comunque è importante eh, avere l'esperienza di una persona mh, che soffre di questo, eh, la sua esperienza appunto può essere importante per tante persone che magari eh, ci seguono. E quindi eh, vi invito ad ascoltare poi la sua storia. Buonasera. E un benvenuto alla dottoressa Patrizia Dolfin. Buonasera. Buonasera grazie. e benvenuta. Bene. Vi ricordo che noi siamo in diretta, quindi trovate qua sopra i nostri numeri di telefono e, e quindi 030 83 72 766 e gli sms che è il numero sotto il 331 95 69 299. Vi invito quindi a chiamare per fare le domande ai nostri, ai nostri ospiti, qualora lo vogliate. Vi ricordo il nostro sito internet www.rewind-tv.net. Da lì cliccando poi sulla barra. Laterale, potrete anche rivedere le puntate andate già in onda. Io partirei dalla, da Alice eh, chiedendoti un po' se facciamo un po' un quadro su quella che è eh, l'ansia e il panico. Certo, allora è importante distinguere eh, l'ansia fisiologica e quella patologica perché esiste un'ansia sana eh, mm, che ci permette di fronteggiare eh, situazioni reali di pericolo. Se noi ci troviamo immersi nella savana e ci troviamo di fronte ad un ghepardo, proviamo delle attivazioni fisiologiche, ci cioè aumenta il battito cardiaco, ehm, sentiamo il tono muscolare pronto per l'azione. È la classica risposta di attacco e di fuga che no, il nostro organismo mette in atto quando si trova di fronte al pericolo e questa è l'ansia sana. Gli stessi sintomi, quella che viene definita attivazione fisiologica, l'affanno, il respiro affannoso, lo proviamo anche quando ci troviamo di fronte ad una situazione che in realtà non è minacciosa per la nostra salute però ci dà le stesse attivazioni fisiologiche. Quindi qui parliamo di ansia patologica e il DSM4, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la classifica appunto come un'anticipazione apprensiva di un evento negativo futuro. Quindi noi anticipiamo coi pensieri l'evento in immaginazione, poi magari entreremo meglio certo nel dettaglio. dettaglio. E quindi l'ansia è questa: è bene distinguere. L'ansia normale che normale. tutti noi proviamo, con quella invece che diventa patologica, patologica. quindi è un problema. Un po' di ansia è utile perché, ad esempio, non avercela eh, e sostenere un esame ci impedisce di avere quella giusta attivazione per poter sostenere l'esame. Troppa ansia invece ci blocca, ci e, blocca. E non, non, non ci permette di fare niente. Bene, eh, vogliamo anche fare il. Il collegamento che c'è tra ansia e panico? Magari chiedo a Patrizia. Beh, potremmo definirlo in maniera semplice. Eh, come il panico, come un'esasperazione dell'ansia, cioè laddove lo stato di, di paura, di apprensione, di. di, di, di eh, rifiuto di una situazione che ti mette in difficoltà, diventa eh, ingestibile, irrazionale, ti paralizza, ti blocca, non, non ti concede via d'uscita, ecco che allora ci troviamo di fronte agli attacchi di panico che sono subdoli perché difficilmente si possono... Presagire, per esempio, certo. eh, il paziente stesso non, non ha consapevolezza che sta per arrivare un attacco di panico. Spesso molte e volentieri. Anche perché, volte arriva magari nei momenti dove si è tranquilli e nei momenti esatto. inaspettati. E l'attacco di panico ha questa caratteristica, appunto, di essere subdolo, immotivato, ma mi spiego bene: immotivato nel senso che non è, in, non è possibile mettere in relazione lo stato in cui ti vieni a trovare quando sei. Aggredito da un attacco di panico con la situazione che effettivamente ti trovi di fronte. Cioè faccio un esempio, ma credo che poi, ripeto, la nostra ospite lo potrà fare meglio. Può coglierti in qualsiasi momento indipendentemente da ciò che in quel momento sta succedendo in fianco a te. Può coglierti anche in una situazione di relativa tranquillità, eh, può. Far sì che eh, un'azione un che tu stai eh, svolgendo improvvisamente tu non riesci più a portarla avanti e si interrompa. Eh, e c'è veramente quasi una perdita. Totale del controllo della situazione e anche una perdita di eh, consapevolezza di sé. Per il cui... senso di realtà di tutto quello esatto. che ci circonda. Per cui quello che ci circonda, non, non, non siamo più in grado di decodificarlo nella maniera corretta. Poi, come si manifesta, eh, lo sappiamo, lo sappiamo <susurra> bene sappiamo, ecco chi provato, quando magari quando, lo sa esatto, quando lo abbiamo provato e forse ecco, è più che far parlare me o la collega, è bene proprio che lo racconti chi lo vive, certo. perché sicuramente ha le parole più adatte per descrivere. Eh, allora io arriverei a Chiara che eh, gentilmente ha deciso di eh, venire qui in trasmissione e di e eh, di raccontarci un po' tranquillamente la sua storia sì. Buonasera a tutti Io soffro di attacchi di panico da 15 anni da quando ne avevo 15, ora ne ho quindi 30 quindi adesso 30 anni sì. Sì. e ho cominciato ad avere i miei primi attacchi di panico in una chiesa, nella chiesa della mia parrocchia in Liguria una chiesa molto ampia, molto alta, imponente, in stile barocco quindi carica anche di stucchi, di affreschi, decorazioni, lampadari molto grossi e all'improvviso, senza nessun motivo, ho cominciato a avvertire un tremore alle gambe, una respirazione affannata, una sensazione di, proprio di malessere generale, sudorazione, fatica a deglutire, eh, battito cardiaco molto forte e soprattutto un senso di realtà, un senso di perdere il controllo di, di sé, di, come di impazzire. E tutto si è risolto semplicemente con la fuga da questa chiesa, sono uscita di corsa da questa chiesa. E appena fuori ti sei sentita subito bene. Mi sono subito sentita bene, non ho avuto più niente, proprio un cambiamento totale. Ma da quel momento, da 15 anni fa, io ho cominciato a avere il terrore delle chiese alte, imponenti, come, come questa, certo. quindi tutti i duomi, o comunque eh, qualsiasi chiesa che assomigliasse un po' a questa, alla mia parrocchia. Quindi tu li hai evitati e cominciato ad evitarli, sì, prediligendo quindi le chiese molto piccole, intime, col tetto basso, magari più, più spoglie, più nude, eh, più intime diciamo. E a fianco a questo timore delle chiese che appunto si è protratto nel corso degli anni, lo ho ancora adesso, ha cominciato poi a affiancarsi anche un altro disturbo che è mh, la paura diciamo, del, eh, di tutto ciò che è aperto, diciamo così le, le strade molto spaziose, larghe, molto le piazze, soprattutto strade molto ampie, trafficate, con file di palazzi alti intorno, mi hanno cominciato a creare problemi di, di attacchi di panico. Prediligendo quindi, Evitando queste strade, prediligendo quindi le strade più intime, più strette, più o piccole. meno gente? Sì, soprattutto pedonali, ehm, con palazzi bassi o, o alberi. Quindi il tuo fastidio è ecco, e soprattutto i, i, palazzi, i palazzi molto grandi, così ti danno comunque un senso di. Sì, la via ampia, mh, ancora peggio se trafficata o doppio senso di circolazione, e meno se è pedonale. Una cosa strana da dire, però il mio panico ha cominciato a manifestarsi proprio in queste strade molto molto ampie. E, e così ho iniziato a innescare un meccanismo di evitamento di, dei luoghi che mi Quindi creavano hai, il panico. Quindi Ho iniziato ad evitare la chiesa, le strade trafficate con palazzi, con palazzi grandi, sì. mentre a casa tua ti sentivi tranquillamente sì, sì, sì. a casa mia o in altri posti come non sono mai stata male ad esempio nei, nei cinema o nei teatri perché mi davano comunque tranquillità o, o in autobus o Tutto mm, senso. Esatto. quindi chiuso un senso di sicurezza sì eh, tranne un'eccezione l'ascensore l'ascensore eh, sembra un paradosso perché avendo pure degli spazi aperti dovrei stare bene in quelli molto chiusi, invece l'ascensore... non è tanto un paradosso questa, questa cosa, poi magari lo sentiamo nella nostra dottoressa. Sì, l'ascensore è l'unico luogo che come gli spazi aperti mi dà un senso di attacco di panico, quindi ho pensato claustrofobia e quindi ho avuto diciamo, un po' di confusione nel corso del, no, del, della vita. Per fortuna siamo perché... in Italia, non siamo a New York, quindi può, sì. si può prendere le scale. Sì, infatti, e sempre... Si può evitare infatti ho sempre fatto le scale. Però, a forza di evitare, 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 a quale punto poi siamo arrivati? Siamo arrivati a un punto, diciamo, di. in un baratro, in un baratro che mi ha inghiottito e mi sono sentita talmente confusa e soprattutto dispersa per l'impossibilità di rivolgermi a qualcuno. Era metà degli anni 90, non c'era tantissima informazione come certo, adesso, certo. io non sapevo a chi rivolgermi. Lo psicologo l'avevo sentito, sì, ma all'epoca mi era capitato di trovare gente. Che mi dicesse che ero stressata, diceva che ero stressata e un po' stanca, magari dalla scuola, e mi davano qualche goccia così calmante, sì. ma non mi risolveva un assolutamente po effetto il problema. un mi placebo della situazione. Ma non mi risolveva il problema. Ti ecco, interrompo solo un attimo, e poi torniamo sì, sì, alla tua storia. Ti interrompo perché eh, un, sta dicendo una cosa molto importante. Noi spesso tendiamo a sottovalutare gli attacchi di panico, nel senso che l'atteggiamento comune può essere: ma su dai, vedrai che passa, un prendi effetto due vocine. Ecco, eh, se invece siamo stati attenti alle parole, eh, ci siamo resi conto eh, che l'attacco di panico è una ma, eh, patologia altamente invalidante, perché mh, come si può pensare di affrontare la quotidianità, eh, andare in auto, eh, guidare un'automobile, eh, entrare in un ufficio, eh, svolgere le attività domestiche? allevare un figlio, eh, fare quelle cose semplici e normali della vita di tutti i giorni, <coughs> scusate, con la consapevolezza che da un momento all'altro può succederti una cosa del genere. Ecco, allora io invito veramente tutti a non sottovalutare quando soprattutto i ragazzi, perché come lei ha raccontato, l'insorgenza no? è l'età adolescenziale. E in questi momenti gli atteggiamenti spesso dei genitori sono quelli di sottovalutare, anzi eh, li prendono come una strategia da parte dell'adolescente per evitare alcune situazioni. Allora in parte può essere vero, chi di noi non ha usato questa strategia per evitare diciamo situazioni... Si vuole attenzione di... da parte dei genitori affinché non sia utilizzato per questo, però qualora esatto. ci fosse un reale problema di panico... Che vada subito da uno psicologo e non aspetti tempo. Sì, perché bisogna ecco, non sottovalutare i segnali, perché torno a ribadire: rendiamoci conto che è una patologia altamente invalidante. Anche se, se si può, può intervenire, assolutamente sì, però nel momento in cui non si imbocca la strada terapeutica, è una patologia altamente invalidante, cioè impedisce all'individuo di compiere in serenità moltissime azioni della vita quotidiana. Certo. Torniamo quindi alla, alla tua storia. Quindi dicevamo eh, l'evitamento, che comunque l'evitamento fa proprio parte delle, di, chi, di chi soffre di attacchi di panico. Quindi evitamento del, dell'ascensore, del, delle chiese. Ecco, il tuo massimo, il tuo clou, quindi eh, il tuo clou diciamo in basso, quando l'hai raggiunto? Cioè nel senso... Riesci a, a guidare, riesci ad andare a lavorare? Attualmente eh, guidare eh, no, perché il panico col passare degli anni, non subito, ma intorno ai 25 anni, quindi 24-25 anni, quindi 5 anni fa, ho cominciato ad avere difficoltà anche a guidare, anche se non ho smesso del tutto. Ho smesso del tutto l'anno scorso perché si era aggravato questo problema. Quindi è una cosa che, sebbene vada avanti da 10 anni. Diciamo si è andato sì. sempre un pochino più ad um, aggravare. Sì, il problema di guidare la macchina è subentrato quindi un anno fa, anche se già qualche anno fa, appunto, come dicevo, ho cominciato ad avvertire la paura di guidare, la paura di avere attacchi di panico anche in macchina, non solo a piedi. E, ovviamente guidare la macchina non è come giocare a carte, ecco, eh, è, certo. hai un'arma in mano, quindi puoi farti del male o far del male soprattutto agli altri se ti viene un attacco di panico e non sai dove sbattere la testa. Quindi anche lì ho iniziato l'evitamento. Del, di, del guidare quindi il tuo percorso a livello, quindi ti sei resa conto a 15 anni di stare male, sei, ti sei rivolta quindi a uno psicologa, giusto? Ci sì prima. Però devo dire la verità: eh, sono rimasta, diciamo, delusa perché mh, non mi hanno risolto il problema. Certo, perché ti hanno dato queste pastigliette, hai detto questo sì. qualcosa di, di molto blando, molto blando. che si potesse andare avanti. E poi, visto che il problema continuava, ho iniziato a curarmi. Ho detto ho pensato con i fiori di Bach con l'omeopatia. Pensando che potesse risolvermi il problema, quindi una naturopata mi ha prescritto questa cura. Ma anche lì non ho avuto nessun risultato, neanche con l'omeopatia. Poi devo dire la verità, mi sono un attimino adagiata su me stessa per un po' di tempo, non ho lottato abbastanza per, per guarire da questo problema, innescando sempre di più il meccanismo dell'evitamento. Quindi cioè ti sei un po, da, un po' adagiata, insomma. Esatto. Finché ho deciso di. Ero giunta proprio al culmine del, del problema. Quasi al punto di non poter uscire più di casa liberamente eh, che avevo sempre l'ansia. E mi sono rivolta allo psichiatra eh, che ha cominciato a curarmi, diciamo, con la terapia farmacologica. Sì. Che continuo tuttora, eh, sempre appunto cambiandola di tanto in tanto, diminuendola, aumentandola. Ti interrompo solo sì. un attimo, abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, senta, ci io dico, ho cominciato le... ad avere. Attacchi... Aspetta signora, mi dica solo come si chiama e da dove chiama? Chiamo da Brescia, Luciana. Luciana, signora Luciana ci dica. Dunque, io ho cominciato ad avere non così forti attacchi di panico dopo un intervento eh, per un neurinoma alla testa, che prima non, non soffrivo. E quindi... Adesso mi fanno paura gli spazi aperti che quando salgo anche le, le scale mobili nei supermercati vado, vado con tilt. Quindi alla, cioè lei ci vuole portare la, la sua testimonianza o vuole comunque chiedere ai nostri chiedere medici qualcosa in particolare? Il perché. Il perché. Eh, Alice? Sì, ci Qua sono delle patologie mediche, prima non l'abbiamo specificato, no. che eh, è importante. Intanto salutiamo la signora al telefono, grazie. Che ci sono delle patologie mediche che possono causare sintomi paragonabili, che mimano l'attacco di panico, però non sono veri e propri attacchi di panico, d'elezione. Eh, probabilmente l'intervento chirurgico a cui è stata eh, sottoposta, sottoposta questa signora può avere. Eh, Enfatizzato una sintomatologia che, magari, era già alla base degli eventi stressanti di vita, come ad esempio sottoporsi ad un intervento chirurgico, un periodo particolarmente stressante, può portare ad affiorare la punta dell'iceberg, che è la sintomatologia. Magari, però, alla base di questo iceberg certo. ci sono tutta una serie di fattori. Consiglio alla signora assolutamente di provare a discriminare: che non sia una problematica legata all alla patologia, all'intervento all neurochirurgico mm. che ha subito in perché caso potrebbe un essere probabile. In P potrebbe essere probabile che la sintomatologia che lei avverte sia determinata da una... Certo, non, non a livello psicologico, ma esatto. a, livello, a livello cerebrale. Insomma, a livello una volta discriminato questo, eh, se invece la sua ansia fosse, diciamo così, di origine più psicologica, come la sta descrivendo in questo momento Chiara, allora è importante eh, sottoporsi ad un, ad un percorso psicoterapico. Bene, eh, torniamo la tua storia ti fa, te la faccio raccontare un po' a pezzi sì. però sai che quando te, si, in questa trasmissione quando arrivano le telefonate si dà un po' la priorità alle certo. telefonate e poi riprendiamo con il discorso quindi eh, stavamo dicendo eh, che sei arrivato alla cura farmacologica con, sì. con uno psichiatra chiaramente e, e lì come sono andate le cose? Quattro anni fa ho iniziato a frequentare questo, questo, psich, questo psichiatra ogni due o tre mesi Ogni due o tre mesi? Sì, ogni due o tre mesi eh, e lui ogni volta mi cambiava la cura cercando appunto di trovare sempre nuovi farmaci in grado di migliorarmi il problema sempre di più fino a stare, a stare meglio. Però tutt'oggi il problema i farmaci non me l'hanno risolto anche se da principio soprattutto mi hanno fatto stare meglio, quindi ho avvertito un certo cambiamento. Ma forse i farmaci eh, servono per poi permettere di fare una psicoterapia Beh. corretta? Eh, tu fai psicoterapia? Attualmente sì, da, da pochi mesi, sì. però non da subito. Quindi quando ho iniziato la, la terapia farmacologica, non ho pensato anche a una terapia cognitivo-comportamentale da abbinare insieme ai farmaci. Io ho continuato semplicemente ad assumere questi farmaci, diciamo, passivamente, seguendo le indicazioni del, del mio medico, affidandomi esclusivamente a questi farmaci, pensando che mi avrebbero guarito loro da soli, senza, certo. senza nient'altro. Invece non è stato così Beh anche perché c'è anche da dire che eh, non è eh, un'influenza che si prende l'aspirine e ti passa Però allora, tante volte chiaramente uno prende dei farmaci anche perché è esasperato da, da, da anni e anni di, di malessere E quindi si spera sempre che un farmaco ti possa, ti possa aiutare Sì ma forse vale la pena anche di dire certo. due cose Io non so i farmaci che lei prende in, in linea di massima diciamo che i farmaci che vengono dati in queste circostanze servono per alzare i livelli della serotonina all'interno certo. dell'organismo. Questo dovrebbe essere lo scopo perché sì. sappiamo <ride> che la serotonina è un po' quella sostanza per cui riusciamo a vedere la vita in maniera un po' più positiva. Eh, ci permette di affrontare è un po' lo stupefacente dell'organismo, ecco, se proprio eh, vogliamo beh, usare un termine... Che poi è, che è lo stesso che si utilizza, che poi è il, è il componente della depressione, no? Esatto, eh, quando ci troviamo di fronte a patologie quali la depressione oppure anche l'ansia, si cerca di intervenire, almeno la maggior parte degli psichiatri eh, consapevoli cercano di intervenire innanzitutto in maniera... Intuitiva, cioè solleva, alzando all'interno dell'organismo il livello della serotonina, il che è sicuramente di grande aiuto perché se tu già hai questo supporto farmacologico, per cui di giorno quando eh, affronti la giornata eh, lo fai con un atteggiamento eh, più positivo perché il tuo organismo è carico, i tuoi livelli sono alti, è un aiuto importante, ma come dice giustamente lei, non è sufficiente. Può essere indispensabile la collaborazione tra la farmacologia e la psicoterapia, ma di sicuro luna non elude l'altra. Anche perché tipo. con la psicoterapia si va nel profondo, nella ricerca del motivo anche per il quale c'è. Non necessariamente si può fare un percorso del genere, mm -hmm. dipende poi dal, dalle scuole, dipende dalla sensibilità del terapeuta e dipende anche dal paziente che si ha di fronte. Ma credo che la strada che lei ha imboccato è sicuramente una delle strade più corrette davanti ad una patologia invalidante. Io penso che uno psicologo, uno psichiatra serio, la prima cosa che si deve porre è, è più importante scoprire la causa di questa patologia o dare immediatamente al mio paziente dei mezzi, anche semplici, anche piccoli, eh, anche se vogliamo pragmatici, per far sì che giorno dopo giorno il mio paziente inizi a stare sempre un pochino certo. meglio. Ma può essere che la causa, cioè se comunque se io non trovo la causa io non risolvo neanche il mio problema quotidiano di malessere? Allora io eh, ti dico di qual, è la mia, qual è stata la mia esperienza. esperienza. Eh, non mi riferisco a, a situazioni di attacchi di panico perché eh, mi occupavo di altri campi. Mm. Ecco, posso fare un esempio, eh, non riguardo tanto all'attacco di panico, ma riguardo l'ansia e rientrare quindi nel, nel mio vissuto, vissuto eh, di psicoterapeuta. Eh, esiste un'ansia da prestazione, per esempio, riscontrabile eh, in pazienti, soprattutto uomini, che eh, invalida o rende complicata la vita sessuale di un individuo. Allora, l'ansia da prestazione può essere talmente elevata da far sì che eh, addirittura eh, non si riesca ad avere oh, una funzionalità soddisfacente tale da poter consumare l'atto sessuale. Allora, eh, il venire a scoprire, l'andare ad indagare il perché in questo paziente c'era questa ansia da prestazione così forte o così invalidante, non è stato così importante ai fini della terapia. Confesso che nelle terapie in cui ho ottenuto successo eh, è bastato impostare una, una terapia di tipo comportamentale, cioè mettere, il, mettere alla prova il paziente facendogli fare un percorso. Dopodiché intervenire magari su quelle che potevano essere delle situazioni collaterali tali che ingeneravano comunque un livello di ansia più alto rispetto ad altre persone, ma l'andare a scoprire la causa prima e ultima della sua ansia da prestazione non è stato mai necessario e quindi questo lo possiamo traspondere anche a, a tutti gli altri casi di depressione, panico eccetera eh, in linea di massima, massima secondo sì. me si può fare però l'esperienza Sentiamo... della collega forse è Alice, diversa. la dottoressa Alice Io Bruschi. condivido pienamente quello che ha detto la collega eh, mh, a volte però i pazienti hanno bisogno sì. E richiedono eh, di andare a scoprire quali sono i motivi per cui io sto così male. Sì, anche perché hm, io, avendo sofferto per dieci anni di attacchi di panico, quindi siamo colleghi io e te, <ride> loro due sono <ride> colleghe tra di loro, e, cioè, è anche interessante vedere, dici, sono stato male dieci anni, ma perché cosa? Quindi scoprire il motivo per il quale si sta male non solo è interessante, ma capire, cioè, dici, insomma, ho perso dieci anni della mia vita, ma. Per questo motivo? Assolutamente sì e penso che io lascio sempre al paziente la scelta di andare sotto con la punta dell'iceberg, per cui loro sono arrivati magari da me, perché arrivano eh, in, tante volte in una situazione invalidante, bloccati, non escono di casa, eh, come ci sta raccontando in questo momento Chiara, e quindi arriva l'iceberg, la punta. Io intervengo lì, intervengo per cercare di faccio il possibile per cercare di migliorare la qualità della vita nel presente. Certo. Perché se andiamo a pensare al passato già mm, arrivano, una terapia lunga. Arrivano già che hanno sempre la mente nel passato o nel futuro. Nel passato non ce l'ho fatta fare quello, magari anche nel futuro non ce la farò. Quindi non vivono mai il momento sì, presente. Rimuginano in continuazione sui loro evitamenti e sui loro blocchi. Direi che è importante intervenire dando anche degli strumenti molto pratici. La terapia cognitiva comportamentale, ad esempio, offre il diario del panico, un monitoraggio costante di quando avviene il momento del panico, quali sono i pensieri disfunzionali che magari innescano il panico, per poi intervenire. Poi se la persona ha questo bisogno di voler sapere le cause, si fa un lavoro più profondo sulla personalità. Ecco, ma a proposito di questo... Eh, lei eh, diceva appunto, scusa lei io dimentico sempre da i chiara. nomi, Chiara, eh, diceva appunto eh, la chiesa, quindi eh, spazi molto alti, palazzi alti eccetera. Dietro questo ci sono dei simbolismi, cioè c'è una motivazione per il quale lei ha paura di determinate cose e di invece tal'altra invece no? A volte io nella mia pratica clinica ho trovato dei parallelismi tra eh, le cose che la persona evitava o temeva e magari appunto delle dinamiche di personalità. Eh, mh, magari eh, nel caso di Chiara mi viene da ipotizzare che eh, in quel momento era già sovraccarica stare in un ambiente... Molto carico, molto pieno, molto ricco, molto barocco la portasse a sentirsi ancora più mh, oppressa, ancora più eh, ad aumentare il suo senso di malessere. Mm, sentiamo. No, no eh... non sentiamo niente, tutto a posto: <ride> ad aumentare il suo non senso so. di malessere. Magari poi si può trovare una correlazione tra l'origine, e, e questo può essere interessante per cercare di mh, anche tranquillizzare che è una cosa. È normale avere un attacco di panico? Non certo. è solo eh, Chiara che soffre di panico. No, Anzi, ormai il panico è talmente dilagante che. Assolutamente. però ha ragione nel dire che dieci anni fa, quindici anni fa, se ne parlava molto non meno. E non c'era informazione. Non c'era informazione in merito. Ma torniamo alla storia, appunto, di Chiara, dove eh, mi dicevi è iniziato quindi da tre sì. anni a fare psicoterapia. Sì, quattro anni fa. insieme alla cura farmacologica. Soltanto cura farmacologica quattro anni fa. Quattro anni fa e Poi, adesso invece fai psicoterapia? Sì, abbinate la psicoterapia cognitivo-comportamentale abbinata alla cura farmacologica. E devo dire che adesso sto raccogliendo qualche frutto rispetto a prima. Adesso, con la terapia cognitivo-comportamentale, ho scoperto diciamo un nuovo, nuovo modo di pensare. Mi è stato insegnato a non dare più ascolto al mio chiacchiericcio continuo della, me, della mia mente, che mi, fa, mi portava sempre ecco, a dire. No, questo è molto interessante, il chiacchiericcio della tua mente. Sì, ho capito che era quello il mio nemico. E cioè, i tuoi capito, pensieri? L'ho capito dopo 15 anni. Ma il chiacchiericcio cosa intendi? Cioè, i, tuoi, come I miei i tuoi pensieri, pensieri, diciamo negativi, io li, li chiamerei diciamo, pensieri disfunzionali. Quelli che poi ti inducevano se... al panico? Esatto. Inducono al panico se noi ascoltiamo continuamente questo chiacchiericcio della nostra mente, perché la, la mente è come una macchina per le parole, ascolta continuamente questo chiacchiericcio affidandosi soltanto a queste parole sbagliate, negative, senza reagire. Quindi come chiacchiericcio intendo l'autocommiserarsi, dire non ce la farò mai, se esco di casa mi verrà sicuramente il panico, quindi non, evito di uscire così almeno sto bene. Non faccio le mie azioni quotidiane perché potrei stare male, come salire in macchina, entrare in ascensore, aprire la porta di casa per uscire. Certo. Qualsiasi azione semplice poteva diventare Tra un problema. Hai, hai provato adesso che stai meglio a sfidarti, oh, a riprendere sì. un po' l'ascensore, la ascensore non so, devo richiesa? L'ascensore devo dire ancora no, ho cominciato a sfidare quello che ritenevo più importante, cioè l'uscire affrontando le strade. Sì. Quindi camminare per le tu strade. Tu lavori adesso? Io lavoro diciamo, come freelance in modo saltuario, faccio la traduttrice di libri eh, per le case editrici, tu però saltuariamente. Puoi lavorare tranquillamente a casa quindi. Sì, io lavoro da casa con il, con il computer. anche per. E quindi questo ti agevola anche il fatto che non sì. devi quotidianamente, non so, in veri... macchina, mezzi eccetera. Devo dire la verità, sembra che me lo sono cercato apposta, però in realtà è proprio il percorso che ho fatto all'università, è quello che mi piace fare e coincide proprio con il fatto di. non uscir inconsciamente uscire <ride> sì. di casa. Però è, è un lavoro che mi piace fare. Certo, certo. Però sicuramente mi, mi ha tolto molti problemi perché non mi ha posto in condizione di dover uscire, prendere la macchina, guidare e andare. Però scusami, ti ha tolto sicuramente molti problemi, ma forse molti altri te li ha creati perché comunque tu non devi obbligarti Infatti, ad sì. uscire di casa, a fare Infatti. tante cose, visto che tanto il tuo lavoro è a casa, la tua vita può essere a casa, tuo marito è a casa. Infatti me ne, ne, ne sono resa conto e sicuramente questo... Questo processo di evitamento alla fine è come un circolo vizioso, cioè ritorni sempre al punto di partenza e non guarisci mai perché continui ad evitare qualcosa. Però con la psicoterapia cognitivo-comportamentale, appunto, ho, ho capito che cosa c'è di sbagliato, in che cosa sbagliavo io. Proprio ascoltare questo chiacchiericcio continuo che mi faceva, appunto, malfunzionare la mente e quindi anche le mie azioni quotidiane. Adesso ho imparato a dirmi, quando esco di casa, ho imparato a, a parlare con me stessa in un altro modo e a dirmi, l'attacco di panico se c'è, se mi viene, me lo devo aspettare e lo devo accettare, senza lottare, senza combatterlo, perché lui c'è ed è innocuo, è soltanto ansia, non mi uccide, è soltanto una grande paura, come la paura di essere di fronte a un ghepardo quando sei nella savana, È una paura più, diciamo, più razionale, se possiamo dire così, però è soltanto una paura che arriva a un culmine e poi passa, non dura per sempre, l'attacco di panico raggiunge un picco che quel picco sembra veramente certo, orribile, picco. insormontabile, però, se rimani nella situazione del, di dolore per un po' di tempo, anche pochi minuti, poi passa da solo e torni a stare bene. Sei distrutto, magari tutto sudato, con le gambe che ti tremano, con eh, una, una respirazione affannata, però hai superato il tuo attacco di panico e in questo modo eviti l'evitamento, eviti di evitare, e così la strada verso la guarigione si abbrevia. E tu riesci, diciamo, a, a fare un percorso corretto verso una guarigione completa, certo. E quindi tu riesci questa teoria a metterla poi in pratica nel momento in cui esci, ti arriva l'attacco di panico. Riesci a far mente locale? Perché l'attacco di panico, quando arriva, lascia ben poco spazio, Infatti. purtroppo alla teoria. E quindi Prima no, non ce l'ho mai fatta perché l'attacco di panico era sempre troppo forte, ma da pochi mesi, da due mesi, da quando sto facendo la psicoterapia cognitivo-comportamentale, ho imparato a mettere in atto quello che mi è stato spiegato. E devo dire che sforzandomi, soffrendo molto, ci si riesce. Ci si riesce, infatti vorrei, se è possibile,.. Quindi questo è esatto, che, il, il segnale cioè importante che puoi, vuoi, se vuoi comunicare ai telespettatori a sì. casa che ti stanno seguendo e che in tanti si trovano nelle stesse, nelle stesse medesime situazioni che cosa puoi dire? Io vorrei dire a tutti quelli che soffrono del, del mio stesso problema che hanno questo problema di agorafobia di attacchi di panico di non lasciarsi andare e veramente di intraprendere un percorso di terapia cognitivo-comportamentale perché veramente aiuta tanto e ci vuole qualche mese e un po' di sofferenza però si raccolgono i frutti poi l'importante è mi rivolgo soprattutto a quelli che mh, scoprono adesso di avere questi attacchi di ansia e cominciare subito a curarsi. Non aspettare, la, con, non aspettare come ho fatto io. Per non avere anni. paura, de, perché c'è anche da dire che molti anni fa c'era ancora di più il pregiudizio in confronto ad oggi sugli psicologi psichiatri come malattia dei matti. Sì, sì, perché veramente. molti sì, anni fa c'era, io me lo ricordo: esatto, cioè, cervelli. E sì, eh, sì, se gli servizi cervelli, sicuramente sì. Ma poi ti ripeto, eh, come dicevo prima, eh, è una delle patologie che si è sempre un po' preso sotto gamba, proprio perché tutto sommato eh, in, insorge in un'età in cui si dà per scontato che i ragazzi abbiano paura, si dà per scontato che eh, ci giochino con la paura per evitare certe situazioni. Perché, Però adesso diciamo, i casi sono anche sempre più in aumento. I casi sono in aumento eh, perché? Ecco, ma, ma è una ecco, è, appunto, tutte le volte. No, 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 ma se, ti, se ci pensi bene, Cristian, noi tutte le volte che ci troviamo qui, sì. diciamo c'è un aumento, c'è un aumento. Allora, eh, a volte io mi ritrovo a fare questa riflessione, ma anche su altre patologie, eh, facciamo mente locale sul fatto che viviamo in una società dove i ritmi di vita sono, eh, si sono velocizzati ad un punto tale per cui adesso il nostro organismo, e con organismo intendo tutto, mente e corpo, si trova sottoposto a delle sollecitazioni che eh, sicuramente riusciamo a seguire, a perseguire, perché l'uomo ha una meravigliosa capacità di adattamento. Ma viene a eh, cozzare contro dei ritmi biologici, che comunque fanno parte del nostro essere umano. Questo continuo portarci ai limiti, eh, diventare sempre più padroni delle, delle nostre eh, ansie, delle nostre preoccupazioni, padroni del tempo, padroni del potere, padroni, cioè questa, eh, qua, questo corre. dover dimostrare di essere sempre al i top. numeri uno, sempre al top della situazione, anche perché eh, pensiamo al giudizio che viene dato delle persone. Che non vivono al top, ma che vivono dimensioni e ritmi diversi. Eh, oggi c'è la tendenza a dare un giudizio di negatività in questi confronti, mentre la positività è manager, number one, the best, tutto è impostato qui. Eh, ecco, allora non mi stupisco più, Christian, se. Eh, I dati statistici dimostrano che le patologie eh, eh, di origine panico. sono in aumento, ma eh, per forza di cose sono in aumento. Ma anche perché poi è vero che una volta non c'era attenzione, è vero che adesso eh, si tende a vedere appunto un po' per i progressi della medicina, un po' per i progressi della psicologia come tutto risolvibile e tutto. Eh, non si accetta un, una cosa fondamentale: che noi non riusciremo mai e del tutto a sconfiggere le nostre paure. Noi dobbiamo semplicemente imparare a non avere paura delle paure e a conviverci. Perché, perché, perché non siamo delle macchine perfette. Non siamo delle macchine perfette perché la paura comunque e l'ansia, come diceva giustamente la collega. Ha ah, un che di fisiologicamente corretto è quella che ti impedisce di farti del male, se io non ho paura di infilare le dita nella spina, io le infilo e dopodiché eh, prendo una scossa micidiale e mi faccio tanto del male. Se nella savana, come diceva lei, non metto in funzione l'organismo e attivo tutto il mio corpo per eh, difendermi da un eventuale attacco di, di, di un animale o quant'altro. Eh, Metto a rischio me stessa o sbaglio? Assolutamente, assolutamente. Volevo solo aggiungere una cosa, visto che abbiamo sottolineato il discorso dell'insurgenza eh, anche in età adolescenziale, l'utilizzo dei cannabinoidi, che esatto. è molto importante da dare come messaggio ai giovani che magari soffrono di attacchi di panico e non sanno che l'utilizzo della cannabis, quindi... Farsi le canne, detto in termini. Sì, semplici perché semplici, il programma deve essere semplice. Semplici: farsi le canne, ragazzi, può portare all'insurgenza di, di, di attacchi al panico. Di panico. E non è bello questo. È, è molto questo. importante certo. sottolinearlo perché magari non si sa no, che la causa è questa. Tra l'altro, noi eh, proprio, mi sembra, tre settimane fa abbiamo parlato dei mille volti della dipendenza e c'era la adesso non mi ricordo chi tra i tanti ospiti, comunque ha sollevato questa problematica che bene. fai molto bene a, a sottolineare, perché comunque eh, i giovani che chiaramente non sanno questo, però non sanno neanche che cosa vuol dire un attacco di panico, stanno eh, male, stanno male. E magari vanno avanti pensando addirittura che farsi le canne sia un modo per rilassarsi perché c'è ancora questa certo, concezione certo. un po' filosofica, ad alcuni può anche fare questo effetto, ma, ma in molti no. casi eh, sì. eh, arrivano alla nostra attenzione ragazzi che magari poi andiamo ad indagare, hanno l'ansia perché abusano di canne. Ecco, che tra l'altro cioè, ormai è diventato di uso comune per quanto riguarda i giovani, penso che sia il 70-80% i giovani che fanno uso di questo. Eh, c'è arrivato un messaggio molto lungo, che eh, praticamente è di una persona che dice che soffre da quattro anni di eh, attacchi di panico, eh, ha fatto una psicoterapia, eh, continua a piangere, eccetera, eccetera, e ha, ha comunque paura di non uscirne più da questa situazione, perché gli attacchi di panico sono comunque continui. Questo riassumendomi un po' la, la situazione di, di questa persona, perché il messaggio è molto lungo. Eh, e il computer è molto piccolo da leggere, di, co di conseguenza abbiamo fatto. E siccome non un... ci vogliamo far venire un attacco di panico, riassumiamo no, riassunto non tanto l'attacco di panico, però eh, il concetto è questo. Eh, chiaramente i casi sono. cioè nella sono... cura degli attacchi di panico ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole. il giusto molta, medico. Molta, molta, il giu quello ci vuole sempre. La giusta empatia attacco, con lo psicologo, questo che sia importantissimo. Vuole, esatto, quello ci vuole sempre. Eh, e ci vuole anche la, uh, la pazienza, cioè proprio dell'applicazione dell e la costanza dell'applicazione. Ecco perché dice che non, non c'è nessun tipo di risultato. Dopo quattro anni ecco. si può pensare che magari è il caso di cambiare terapeuta? Allora, eh, tu, sì, si può pensare che è il caso di cambiare terapeuta, si può pensare tante cose, adesso non lo vediamola così semplicistica. Eh, il discorso è questo, attenzione perché le, eh, il, è una signora o un signore? Quello che scrive eh non l'hai detto, lo so, forse non lo so, non non ha importanza. Eh, è una signora perché una non signora. sono sicura. Ecco, attenzione perché c'è un altro meccanismo che è questo ed è veramente perverso. Allora tu eh, sei consapevole di soffrire ad un certo punto della tua vita, ti rendi consapevole di soffrire di eh, attacchi di panico o di ansia. E comincia ad, ave ad avere paura che ciò accada e cioè. la paura che accada, eh, moltiplicata eh, all'infinito. Cioè, ecco, eh, se faccio questo forse mi succede. Eh, fa sì che uno ad un certo punto dice, tanto non ne esco più. Perché? Perché questo, questo modo oltretutto, tanto non ne esco più. Quindi perché fare terapie? Quindi perché prendere farmaci? Quindi praticamente quindi perché, affrontare, perché affrontare la belva? Quando? Se io mi chiudo in casa, mi costruisco un piccolo uh -huh. luogo sicuro, riesco ad ottenere su di me l'attenzione, riesco ad evitare di prendermi cura di me. Questo, riesco ad evitare di prendermi cura di me. Non è solo evitare le strade, evitare i grattacieli evitare di prendersi cura perché a volte prendersi cura di sé è faticoso perché si fanno i conti con tutte quelle cose che ci sono lì dentro nascoste e ti aspettano chiara il tuo, i tuoi prossimi obiettivi quindi dicevi non prendevo la macchina eccetera adesso che comunque le cose vanno meglio hai trovato una bravissima psicologa che comunque psicoterapeuta che ti aiuta affiancata a dei farmaci, adesso la forza sta in te nel trovare diciamo, la via per uscire definitivamente da, 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 questo, allora, da questo tunnel. Intanto devo dire che il mio disturbo è, si è cronicizzato nel corso del tempo, perché io ce l'ho da 15 anni e non ho cominciato subito a curarmi. Sì. Quindi mi è stato detto che se avessi iniziato subito, dai, dai primi mesi, sì. diciamo a Quest'ora sarei già guarita da tantissimo tempo. Vabbè, perché ma noi non pensiamo di panico... versato e sì. viviamo il presente perché l'attacco di panico si può curare, si può guarire. Sì, certo. E nel mio caso, ovviamente, si è cronicizzato. Quindi eh, la mia psicoterapia cognitivo-comportamentale sarà un po' più lunga, un po più, ci vorrà un po' più tempo e un po' più di pazienza. Vabbè quindi il mio obiettivo è quello di continuarla, piccoli passi, a piccoli passi, mm. senza mh, strafare, ma facendo, diciamo, dei piccoli passi gradualmente, ponendomi degli obiettivi ogni giorno, farmi come una tabella di marcia, una tabella di, degli obiettivi per quella giornata, per vivere la giornata e riuscire a, 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 ottenere, dei piccoli, a ottenere dei piccoli successi in ogni giornata quotidianamente. Senza eh, pensare troppo a lungo termine. Quindi adesso Pensare di guidare la macchina che succederà domani, domani no. no, però succederà magari tra due mesi, tra un mese, fra sei mesi, quello non lo posso sapere. Adesso devo pensare agli obiettivi del presente. Ecco, della gli giornata. obiettivi del presente. del presente. Quali sono? Gli obiettivi del presente sono eh, innanzitutto vivere... Eh, allora, già il nuova... fatto che tu te la sia sentita di venire mm. in una trasmissione televisiva in diretta davanti a tutti, credo che sia già... Un, un grande passo. Molte persone, anche molte psicologhe, senza offendere nessuno le presenti, non se la sentono di fare questo passo. Di conseguenza, questo è una, una, una grande dimostrazione di forza tua personale. E questo sì diciamo è un qualcosa che tu hai guadagnato ed è importantissimo devo dire che questo, questo argomento di parlare in pubblico non mi crea problemi non mi crea ansia a differenza di tantissime altre persone che hanno appunto una, una fobia sociale o comunque sì, l'ansia anche non fobia sociale ti posso assicurare che per tanti è un problema mm. comune certo io ho paura di, di altri sono altre, altre cose, uno pro... le sue sì. paure questo metteremo. diciamo ci tenevo a... A dare la mia testimonianza, soprattutto per rivolgermi anche a quelle persone che si ritrovano un po' in me e che hanno questo tipo di problemi, veramente di intraprendere finalmente un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale, affiancata se serve all'uso di, di farmaci. Perché si può guarire, ci si, si può curare e si può sconfiggere questo mostro che è il panico. Perché la vita vale la pena di essere vissuta. Brava, questo siamo perfettamente d'accordo con te. Alice, si parla di. Eh, psicologia cognitivo comportamentale sì. perché le, le, i tipi di psicologia sono, sono molte però il punto di arrivo di tutte queste psicoterapie sono diverse o c'è solo un modo diverso di approccio ovviamente l'obiettivo è sempre lo stesso è sempre quello di migliorare la qualità della vita, rendere autonome le persone, renderle più serene ci sono strade diverse che portano tutte allo stesso obiettivo eh, la psicoterapia, esistono diversi tipi di psicoterapia dalla psicoterapia freudiana, junghiana la Chiara sta parlando di psicoterapia cognitiva comportamentale. comportamentale è una psicoterapia basata eh, proprio si su puoi, quella che anche tu sì, fai tra sì, l'altro no? sì. eh, sulla ristrutturazione dei pensieri disfunzionali che spesso bloccano le persone nel caso del panico e impediscono poi a livello comportamentale di agire quindi eh, si punta e si mira a cercare di, di far vivere il momento presente alla persona, perché come dicevo prima tante volte si sta come in mezzo ad un... come se eh, il presente fosse un fiume e la persona sta sempre sulla riva del passato e del futuro, ma nel presente ci sta pochissimo. Il passato è il rimuginare sono stata male nelle chiese, il chiacchiericcio il di cui parlava prima nelle chiese ho avuto l'attacco di panico e se ce lo dovesse avere ancora è molto spesso e anche nella... il vorrei fare ma non ce la faccio a farlo. Quindi si passa da una riva all'altra, ma intanto si perde il momento presente e si provano già nel momento presente delle emozioni, delle sensazioni fisiche brutte perché sto anticipando quei pensieri. Certo. E magari invece mh, è un momento in cui potrei stare con la mia famiglia, con mio marito, con i miei figli e lo sto rovinando con questi pensieri. Sto pensando che domani dovrò prendere la macchina e sto male oggi e, e che non certo. sto guidando. Certo. Lei parlava tra l'altro di eh, discorso di malattia ormai cronicizzata. E quando possiamo parlare di, di panico cronicizzato? Non c'è un, eh, almeno mh, cosa dici tu, non c'è una definizione. Non c'è un, mh, diciamo un dopo momento, un tot, tot di anni. Nel senso dopo che, un tot di anni è inevitabile parlare di eh, cronicità, però eh, la cronicità non impedisce la Cioè non la vuol guarigione. dire non, non Assolutamente guarire. Assolutamente no. Magari è solo un po' più lungo un po perché più lungo, comunque un po più lungo. dieci anni, come nel suo caso, dieci anni di sofferenza Quindi. sono più lunghe che non sei es mesi da... E soprattutto Christian, 10-15 anni in cui ti sei parlato in quel modo, cambiare il modo in cui tu ti parli e eh, automotivarti eh, è difficile se l'hai fatto per 15 anni così. Quindi certo. ci vuole un attimo di tempo in più e tanta, per tanta motivazione, perché la psicoterapia è sempre un, eh, un rapporto duale. E io dico sempre che è come un valzer, non c'è solo il terapeuta che fa, ma anche il paziente che si deve assolutamente impegnare per cercare di arrivare a, ad una danza che porta poi alla guarigione, ma deve esserci da parte di, di entrambi. Senz'altro, ma poi un'altra vale la pena anche di dare un'altra un piccola definizione, cioè eh, quello che rende eh, una patologia cronica è proprio la mancanza di sporadicità, cioè quando l'episodio è sporadico, sì. eh, un unatantum esatto. dilazionato nel tempo, eh, <ride> magari anche difficilmente collocabile all'interno della situazione, cioè può, non so, può succedere una volta perché appunto prendo l'ascensore, l'altra volta perché sto prendendo l'aereo, siamo appunto nell'ambito della sporadicità. Cronicizzazione ovviamente è un fatto temporale quando si superano gli anni eh, dopo uno, due, tre anni in cui i sintomi continuano a manifestarsi, ma soprattutto quando si ripetono più frequentemente il freddo. Eh, quando... anche, anche i medici <ride> si ammalano. Sì, tutti, con, uomini, questa, con questa primavera in ritardo, sì. O nevicava anche oggi, quindi. Abbiamo ecco. fatto anche il meteo, io ho fatto, quindi. Eh. <ride> ecco, dicevo, qua, quando invece il, il ritmo di ripetitività eh, diventa giornaliero, diventa settimanale, cioè, diventa una, una cosa che ormai ha un suo ritmo preciso e. Eh, continuativo nel tempo, beh allora si parla di cronicizzazione. Il discorso che lei faceva era perfettamente corretto, cioè più tu intervieni tali, ma d'altronde in tutte le patologie è così, anche nelle patologie di carattere fisiologico, cioè se tu prendi eh, so, un'infezione all'inizio, eh è chiaro che prima inter intervieni e prima l'infezione eh, va in remissione. Se tu intervieni sempre più tardi... Ragazzi, c'è cioè il caso che quell'infezione si sia allargata certo. talmente tanto che poi bisogna amputare la gamba. Ecco, evitiamo di arrivare a questo punto. Ecco, mm. c'è arrivato anche un altro messaggio di una certa Miriam che dice: e questo noi lo diciamo spesso eh, in trasmissione, eh, che il problema della psicoanalisi e della psicoterapia in generale è che l'ASL, quindi eh, le strutture ospedaliere. Mm. Non, non danno abbastanza soldi per questo, per, questa, per questo tipo di terapia e di conseguenza è tutto molto caro e molte volte non accessibile. Sì. Quindi, questo purtroppo noi lo diciamo da, da tantissimo tempo, purtroppo sì. però in questo anno e passi di, di trasmissione che stiamo facendo non è cambiato assolutamente nulla no, sono stati fatti dei passi avanti eh, penso a quando mi sono laureata io negli anni 80 sono stati fatti sicuramente dei passi avanti perché adesso all'interno eh, delle strutture pubbliche ci sono i consultori, ci sono punti di ascolto ci sono situazioni nelle quali eh, si può eh, approcciare il problema della psicoterapia è un problema non credo di facilissima gestione, perché è vero sì che eh, eh, è, vista la gravità sociale di alcune patologie tipo quella di cui stiamo parlando, sarebbe opportuno che il Servizio Sanitario Nazionale intervenisse. Ma c'è ecco, un problema: c'è il problema proprio del pagamento. Eh, la terapia, quando il paziente va dallo psicologo, Qual è eh, il meccanismo che fa funzionare il rapporto? È il fatto che si instaura un contratto al termine del quale è previsto da parte del soggetto il pagamento di una cifra, che come dire, vediamo se riesco a spiegarmi, è un po' simbolico nel senso che pago pegno per... Mm. Eh, è importante, è fondamentale questo momento perché? Proprio perché... L'unica arma che ha lo psicoterapeuta per legare a sé il paziente mm. è proprio quella di eh, fargli comprendere che questo percorso ha un costo. Sì, però c'è anche da dire che una persona che... Allora, mettiamo una persona che si fa pagare poco, sono 50-60 euro, mettiamo 200 euro, ci devi andare una volta a settimana, sono 200 mm. euro al mese. Eh. Purtroppo c'è gente, soprattutto in questo periodo, che non se lo può sicuramente, permettere. Sì. Quindi sicuramente il discorso del pegno ci sta. No. Però ci sta che molte persone che soffrono attacchi di panico, depressione o quello che vuoi, non se lo possono permettere e di conseguenza eh, se ne rimangono con la loro, la loro problematica. Oppure vanno chiaramente dallo psichiatra, che gli può dare la cura farmacologica e quindi ti può tirare avanti. Sì, ripeto... No, Però come la psicoterapia prima, è soprattutto per lo di, psichiatra. Non è di facile soluzione. Poi, ovviamente... Eh, qui ricade sulla deontologia professionale cioè, e qui io non entro nel merito perché ovviamente <coughs> il discorso diventa lunghissimo. Ma no, poi bisogna dire che ci eh, sono anche eh, tantissimi psicoterapeuti che eh, capiscono qual è il problema del proprio paziente, gli vengono incontro, eccetera, ci mancherebbe questo. Sì, però, ecco, torno a ripetere, la difficoltà di soluzione, perché mh, se avessi la ricetta te l'avrei data, ma non ce l'ho <ride> e, <te> <ride> e non te la posso dare. Ma la difficoltà è eh, proprio consiste anche nel fatto che... Che mi risulti anche dai testi recenti non è stato studiato un altro meccanismo per il quale il paziente possa legare questa forma contrattuale a comunque la consapevolezza e la sensazione che questo è un percorso che ha un costo, che non è solamente un costo di impegno, ma è anche proprio il, il piccolo, grande costo economico che dà comunque la misura che stai facendo. Una terapia. Però no, ci stiamo sta... andando a fare due chiacchiere. Però è anche vero che lo psicologo, quando inizia una psicoterapia, il più delle volte crea una sorta di dipendenza al paziente. Che poi deontologia va: deontologia professionale, ti ho detto questo termine, non a caso. Eh... Si può succedere di, di tutto, tutto e di più. E lo psicoterapeuta ha delle armi molto potenti, certo. ripeto, ha anche tanti coltelli spuntati, <ride> a volte davanti a situazioni molto complesse, molto difficili. Eh, è una questione di equilibrio e non di facilissima soluzione. Non di facilissima Noi soluzione. siamo quasi in chiusura perché mancano quattro minuti, allora direi faccio concludere. Chiara, sì. se dire ancora se vuoi aggiungere qualcosa io volevo solamente dire come ripeto, come ho detto anche prima ehm, di non aspettare troppo tempo prima di cominciare a curarsi e non importa il prezzo proprio economico, il costo poi io sono, sono genovese GPS, quindi... se no. <ride> io sono <ride> genovese quindi siamo famosi per avere il braccino corto ma ho capito proprio che se questo è il prezzo da pagare per, per stare bene la qualità della vita è troppo importante è giusto stare bene e vivere a pieno la propria vita senza precludersi nulla cioè bisogna guidare la macchina, salire in macchina senza star male, andare dappertutto, strade grosse, aereo, piccole. Prendere l'aereo, andare in vacanza ah. se si hanno i soldi sempre. Perché è un problema, mm. <ride> comunque anche per coloro che non avessero i soldi sappiate che comunque in ogni città c'è il centro psicosociale che comunque un esatto. aiuto ve lo possono dare. E quindi, soprattutto, documentarsi come ho fatto io. Ho fatto da sola un po' di documentazione su, su internet. Su internet. Volevo capire cosa fosse questo problema. Poi, magari si legge parecchi libri. Senza prendere soltanto farmaci passivamente, ho voluto capire cosa, cosa fosse tutto questo su internet. Certo. E da lì ho capito che dovevo intraprendere una psicoterapia. Perfetto. E Ti quindi... ringrazio di essere stata qui con noi, quindi ringrazio Chiara Grazie. per la tua testimonianza. Alice, a te, concludere. Anch'io ringrazio tanto Chiara per la testimonianza e spero che per le persone che ascoltano e si trovano in, questo, in queste sabbie mobili del panico, eh, possano avere capito che ci sono dei rametti a cui affidarsi, e, e un ramo sicuramente è la nostra motivazione, la nostra forza interiore, e come dico sempre, seguire anche i nostri valori. Ricordarci che a volte eh, le malattie psicologiche come l'ansia e il panico ci impediscono di andare verso il nostro valore, che può essere il rapporto di coppia o la famiglia, ci mettono davvero delle spranghe su questo percorso. Certo, Bene, grazie alla dottoressa grazie Alice Bruschi. Grazie. grazie a Chiara e grazie tantissimo alla dottoressa grazie Patrizia Dolfin. Grazie. Buonasera. Bene, eh, amici del venerdì io vi ringrazio, uh, vi aspetto mercoledì, non questo che viene, vi aspetto esattamente il mercoledì dopo che è il 17 di marzo, parleremo di ipnosi, avremo in studio il professor eh, Materzanini che appunto parlerà del, eh, dell'ipnosi che mh, è un qualcosa che ci chiedete in, in tanti, quindi www.rewind-tv.net per mandarci le vostre domande quindi a mercoledì eh, 17 ore 22 RTB Network Sky 829. Ciao a tutti e buonanotte.